Ciao a tutti i gamers e benvenuti o bentornati sul tubo di French 11. Oggi voglio farvi vedere un qualcosa di particolare, insomma, intanto sarà un video un po' mosso, come vedete si muove, ecco, parecchio, e voglio farvi vedere, insomma, la mia scrivania. Quindi comincerei, è difficilissimo fare queste riprese, ecco, un po' così. Allora, intanto, ecco, cominciamo da qui. Quindi questo è il nostro mouse, fatto in questo modo. Qui c'è la nostra tastiera, ecco, si mette a fuoco, tastiera, una TK Stealth Quickfire di CM, come vedete sui tasti, vediamo se riusciamo, ecco, sui tasti non si vedono le lettere, non c'è scritto assolutamente nulla, perché si vedono invece, ecco, se ci vediamo così, sono messe sul davanti, quindi fatto in questo modo. Poi abbiamo, vabbè, cosa abbiamo? Ecco, intanto ogni tanto si sfoca, ecco, l'immagine. Abbiamo il telecomando, insomma, del televisore, e il blocchetto degli appunti per prendere appunti, insomma, su quello che dobbiamo fare, dobbiamo scrivere, cose del genere. Il nostro bel portacenere della Bisleri, vediamo se riusciamo, ecco, così, della Bisleri, addirittura Bisleri, ragazzi. E poi cosa abbiamo? Abbiamo da questa parte, vabbè, sigarette, chiavi di casa perché sono al piano di sotto, una chiavetta USB, il cellulare, ecco, si mette a fuoco di nuovo, ecco, qua c'è il cellulare, sono le 10 di sera. Qui abbiamo il secondo monitor dove sopra potete vedere, insomma, sto mettendo a punto uno dei video. Questo invece è il primo, appunto, monitor più grande, televisore, con lo stemma, il tubo di French. Così, ok. Poi da questa parte, ah, il controller non si vede, eccolo qua. Controller della Xbox 360, sigarette ovviamente Diana Blu, per forza, Diana Blu, sempre Diana Blu. E lì avete, vedete, eccolo qua, l'Outpage, l'HDPVR2 Outpage per fare appunto le registrazioni video. Non si mette a fuoco questa cazzo di videocamera? Niente, sfoca, non ce la fa. E poi ci spostiamo, non vi dico come sto facendo le riprese perché sarebbe troppo difficile spiegarvelo. Quindi io mi sposto, adesso voi per un attimo vedrete probabilmente nulla, ecco. Abbiamo di qua, abbiamo quest'angolo un po' incasinato, eccoci qua così. Abbiamo allora le caramelle per, ecco, ce n'è poche, ormai sono rimaste poche, per schiarirci la gola, insomma, perché servono sempre. Qui dietro c'è un po' un manicomio, come vedete c'è un hard disk esterno, e qui sotto questa bella pezzolla ci sono le due console, quindi la Xbox One sopra e sotto la vecchia oramai 360, che ha visto i suoi anni, ha fatto la sua epoca, insomma, ecco. Poi di qua l'angolo delle meraviglie, io lo chiamo così, dove abbiamo una vecchissima stampante che però ogni tanto ci serve ancora, ci dà ancora qualche piccola soddisfazione. Poi scatole varie, un bel poster, vediamo se lo mette a fuoco, ho sbagliato, ecco così, vediamo se lo mette un po' più a fuoco. No, non ce la fa, non ce la fa oggi. Insomma, poster fatto appunto in questo modo. E di qua ci spostiamo ancora, vediamo se riusciamo. Ecco, qui arriviamo in quest'angolino dove abbiamo tutta la raccolta, insomma, dei nostri giochi. Quindi abbiamo tutti quelli, gli ultimi, insomma, Xbox One, quindi Battlefield 4, Zoo Tycoon, FIFA 14, Madden, NBA Live e chi più ne ha più ne metta, Dead Rising e tutto quanto. E poi qualcosa della 360, quello che mi è rimasto perché tanta roba in realtà l'ho venduta. E qui potete vedere, insomma, FIFA 12, FIFA 13, Call of Duty Ghost, BioShock, Battlefield 3, Grand Theft Auto 5, quindi GTA 5, qualche Lego, c'è ancora un Dance Central 3 mai aperto, praticamente ancora in celofanato. Questi, insomma, sono i nostri giochini 360. Qui abbiamo i due controller wireless della Xbox One, con anche un altro controller della 360, qualche trial
della Xbox One per avere dei giorni in più, insomma, regalati sul live. Qui abbiamo la bottiglia Coca-Cola personale. Vediamo se riesce a inquadrare. Eccolo qua, perfetto, con scritto Alessandro, spettacolo. E qui una tortina di carta che ci ha regalato Microsoft quando abbiamo fatto il compleanno. E qui abbiamo qualche libro, quindi qualche guida, qualche libro, insomma, che ci hanno regalato. C'è anche una raccolta di Tomb Raider, insomma, Grand Theft Auto 5, forse avete visto anche il video che avevo fatto su GTA 5. Bigliettini da visita, fatti apposta con il logo del tubo di French 11. E poi ci riallarghiamo un attimo, questa volta si vede bene il posterino. E poi abbiamo la parte di sopra che semplicemente contiene, cioè abbiamo il Kinect di Xbox One, qualche scatola, ecco qua avete qualche scatola della Hommage, il secondo controller dell'Xbox, insomma queste cosette qui, il Kinect di Xbox One e una lampada, eccola qua, eccola, sopra la scrivania. Insomma, questo video era semplicemente così per rendervi un pochettino più partecipi dell'angolo della scrivania sulla quale compongo, insomma, le mie cose, sia scritte su Buddha Gaming che video sul canale di Buddha Gaming e sul canale appunto YouTube di French 11. E io con questo vi ringrazio e non vi dico nient'altro che buio.